Don Pietro Mele conduce La fede dell'uomo. Ogni domenica alle ore 9. Da alcuni anni la festa di San Lazzaro, che naturalmente secondo la tradizione veniva celebrata la Domenica delle Palme, l'abbiamo spostata all'ultima domenica di aprile perché non coincidesse con una grande celebrazione qual è quella delle Palme e una pur importante commemorazione di una figura qual è quella di San Lazzaro non interferisse con l'inizio della Settimana Santa. E quindi questa domenica, 30 aprile, festeggiamo nel rione che porta il nome di San Lazzaro questa figura dell'amico del Signore, che è doppiamente significativo. Da una parte è un amico al quale il Signore ha ridato la vita, dall'altra è un amico a cui il Signore, secondo la tradizione, non ha impedito di essere lebbroso. C'è una tradizione che vuole San Lazzaro lebbroso e questo ha dato il nome anche alla chiesa e al quartiere che porta questo nome a Galatina, in questa parrocchia di San Biagio, un po' più giù, direzione Soleto. Proprio lì, nel Cinquecento, era nato un lebbrosario che i padri francescani, cappuccini, avevano preso l'impegno di curare, e lì venivano ricoverati i lebbrosi che dovevano necessariamente vivere fuori città per evitare il contagio, che spesso era anche mortale. E lì i frati benemeriti avevano assunto l'impegno e portato a compimento l'impegno di curare questi malati. Di quella struttura rimane la chiesa, una chiesetta che l'attenzione delle persone del rione ha salvaguardato dalla incuria e dal pericolo di perdersi, anzi con piccoli annuali sacrifici viene ad essere sempre più migliorata. San Lazzaro è l'amico del Signore. Così infatti il Vangelo lo definisce. È colui che ha ricevuto in anticipo il segno della potenza di Cristo, il quale, nonostante la sofferenza per la perdita dell'amico, per la sua morte, il Vangelo ci dice che Gesù scoppiò in pianto quando seppe che Lazzaro era morto, e dona a Lazzaro quasi un anticipo di quello che sarà la sua forza che risuscita dai morti. È evidente che la risurrezione di Lazzaro rimarrà solo un flebile segno, perché mentre Lazzaro tornerà a morire, Cristo invece rimarrà l'eternamente vivo. L'amico perché il Signore a casa di Lazzaro, che aveva due sorelle, Marta e Maria, amava ritirarsi per stare bene, per vivere i momenti più importanti, i momenti che lo preparavano anche ad appuntamenti significativi. E quindi un triplice richiamo: il primo, il valore dell'amicizia, e poi ancora il valore della carità, prendersi cura di quelli che sono nella necessità, e poi l'invito alla fede, radicare tutto nella fede del Signore crocifisso e risorto. Buona domenica a tutti. Don Pietro Mele conduce La fede dell'uomo. Ogni domenica alle ore 9.